Salve a tutti ragazzuoli, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti all'interno di questo nuovo video, secondo me particolare rispetto al solito, innovativo quantomeno, nel senso che vi racconto una parte di me che non ho mai tenuto eccessivamente nascosta e sono contrario a chi lo fa, nel senso che secondo me tenere nascosto il proprio tifo, anche per chi vuole intraprendere questo mestiere a livello professionale e imparziale, è sbagliato, perché il calcio vissuto con passione viene vissuto a 360 gradi, quindi è giusto anche condividerlo. E a proposito di questo, non vi ho mai però raccontato la prima partita che ho vissuto allo stadio, quella che mi ha fatto innamorare di questo sport, se prima c'era un 70% al 100%, perché lo sapete meglio di me, vedere una gara in quell'arena lì, in prima persona se vogliamo, no, dal vivo, è tutta un'altra cosa rispetto a vederla con qualsiasi massima tecnologia su Sky, su DAZN o dove pare a voi. Detto questo, prima di raccontarvi però la mia prima partita vista allo stadio, vi chiedo di raccontarmi qui sotto la vostra, che abbiate 40 anni, 15, 18, 25, fatemi sapere qual è il vostro primo ricordo proprio legato ad una partita vissuta allo stadio. Detto questo, allora io, non tutti sapranno, ma la maggior parte sì, che ho 20 anni, sono del 99 e soprattutto ho iniziato a seguire il calcio tardino, circa nella stagione 2008-2009. E infatti la mia prima partita vissuta allo stadio è proprio appartenente a quella stagione lì, al finale di quella stagione lì. La partita era Roma-Catania, 36esima giornata della stagione 2008-2009, Roma che non giocò un bel campionato, alla fine concluse al sesto posto. Ed è una partita che però ricordo con grande affetto, anche perché è piena di aneddoti di per sé. Partiamo proprio dal match. Roma-Catania è una gara che spesso e volentieri nella storia ha creato polemiche, è stata ricca di gol e tutto il resto. Basti pensare ad un 7-0 di qualche anno prima, oppure ad un pareggio che salvò il Catania soltanto l'anno prima, sempre nel finale di campionato, quando poi lo scudetto venne vinto dall'Inter. Quella volta finì 4-3, quindi con 7 gol totali e in modo rocambolesco. Non è un caso che poi io mi sia appassionato così tanto a quel genere di partite lì. E poi 4-3, per chi mi segue anche nella carriera da anni, sa che non è un risultato proprio casuale. Regolata a cercare un tiri, il colpo di testa che non c'è, poi Cantella mette giù, fa sul sinistro, Cante! Era il 16 maggio 2009 e con mio papà decidiamo di andare allo stadio. Ero entusiasta a livelli clamorosi perché era la mia prima volta ed era un mio grande desiderio. Voglio essere sincero con voi, ho dei ricordi anche sfocati della partita. Non ricordo tutti i momenti, ma ero piccolino perché all'epoca avevo 9 anni, dovevo farne 10, ne avrei fatti 10 il 7 novembre. Però ricordo, un po' a memoria e un po' perché ce l'ho scritta qui, la formazione di quella Roma, e rileggerla oggi fa molto effetto perché sono passate 11 stagioni. Ebbene, in quel 4-3-1-2 della Roma di Spalletti c'era Arthur in porta, Cassetti, Mexès, Panucci e Rise, i quattro in difesa, Brighi, sostituito poi da Taddei, De Rossi e Pizarro a centrocampo, Perrotta dietro alle punte che erano Totti e Vucinic, e poi subentrati Montella, che era alla sua ultima stagione da giocatore, e Menes, talento straordinario ma discontinuo a livelli paurosi. Poi a disposizione Giulio Sergio, che non era ancora Giulio Sergio conosciuto da molti, avrebbe esordito qualche mese dopo, Motta, Diamutene e Tonetto, quindi una rosa che è abbastanza corta, no? Roma che partì benissimo in questo match, perché dopo 12 minuti Simone Perrotta segnò il gol dell'1-0. In vantaggio! 1-0, il gol di Simone Perrotta che va a dire a Vucinic: è tuo! Olimpico che esplode, ricordo la festa più totale. Peccato che poi arrivi qualche minuto dopo il pareggio del Catania con un gol di Tedesco. Ha pareggiato Tedesco 2 minuti dopo il gol realizzato da Perrotta. Io ricordo, ho questa vocina in testa di un tifoso, più di uno, insomma un gruppo di tifosi, e lì ho imparato a conoscere anche la meravigliosa cornice del pubblico romanista. Ecco, siamo sempre i soliti, se devo sempre far riconoscere, sempre questa mentalità ottimista anche nei confronti della propria squadra nella maggior parte dei casi. Ma peraltro, come vi dicevo, si veniva da un campionato non proprio soddisfacente. Roma che però non si abbatte, anzi, pareggio che arriva al 16esimo, bene, al 17esimo Vucinic riporta in vantaggio la Roma, 2-1. Palla dentro ancora per Vucinic, Vucinic 2-1, la Roma è di nuovo in vantaggio con Mirko Vucinic. Poi addirittura al 32esimo arriva la doppietta di Perrotta, Perrotta diagonale e gol,
del 3-1. In mezz'ora siamo avanti di 2 e si pensa ad una festa totale. Roma che tante volte, come vi dicevo in avvio, ha saputo anche contro il Catania regalare goleade, ma purtroppo altrettante volte nella sua storia ha saputo subire rimonte. Tant'è vero che il primo tempo finì 3-1. All'inizio della ripresa, al secondo minuto, Mascara segnò il gol del 2-3. Parte Mascara ed è uno splendido gol, quello di Mascara che rimette in corsa il Catania. Ora, io non ricordo una sofferenza clamorosa nella ripresa, perché la Roma bene o male amministrò ed ebbe anche diverse occasioni per chiuderla. Naturalmente non lo fece. E a 18 dal 90esimo al minuto 72 arrivò anche il 3-3 di Morimoto. Io lo ricordo francamente Morimoto, e i miei amici di fede romanista sicuramente lo ricorderanno, perché a noi segnava sempre. È partito Morimoto in posizione regolare. Morimoto, Arthur. E gol, 3-3, ha segnato Morimoto, pareggio Catania. Quando Morimoto affrontava la Roma sembrava Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United, perché faceva tutto lui. 3-3 che sembra una beffa clamorosa, io vi lascio immaginare e provo a rimmaginarlo anch'io, perché torno a ripetere, ero piccolo, non ricordo tutti i 90 minuti della partita, però c'era un'atmosfera cupa. Tranne la sud già lì mi fece innamorare, perché continuava a cantare a squarciagola, ininterrottamente, in modo costante, per supportare i propri beniamini in modo efficace, perché poi la Roma ebbe la forza di tornare in vantaggio nel finalissimo di partita col gol di Cristian Panucci, che è un altro che in carriera di gol pesanti comunque ne ha fatti, e di gol in generale ne ha fatti per essere un difensore. Parte Pizarro, Panucci ha portato in vantaggio la Roma, 4-3, ha segnato Cristian Panucci al 47esimo del secondo tempo. Quindi 4-3, che è il risultato finale di quella partita. Io tutto contento con mio padre, tornai a casa, felicissimo. Poi la Roma nel finale di quella stagione pareggerà a Cagliari, se non ricordo male, 2-2, e poi vincerà contro il Torino 3-1. Quella fu l'unica partita che vidi chiaramente di quella stagione. Poi tornai allo stadio per Roma-Kosic 7-1 della stagione successiva, 2009-2010, e poi negli anni, insomma, ho avuto anche altre occasioni. Ho visto dei derby allo stadio, tra l'altro magari nel prossimo video, fatemi sapere, potrei anche raccontarvi il primo derby che ho visto allo stadio. Ma prima di lasciarvi, riflettevo su un dettaglio, perché ecco, in molti, sapete, ho la passione per la telecronaca, in molti mi dicono che assomiglio a Riccardo Trevisani. Non ho mai nascosto la mia passione per le sue telecronache, e la piccola chicca è che Roma-Catania 4-3 della stagione 2008-2009 fu la prima partita che vidi allo stadio. Ma qualche anno dopo, in un altro Roma-Catania, sempre del finale di stagione, e la stagione in particolare fu 2011-2012, quindi l'unica di Luis Enrique, anche lì la Roma arrivò sesta o settima, forse più settima che sesta effettivamente, e finì 2-2 quella volta, doppietta di Totti, e state vedendo la foto che ho con Trevisani, perché alla fine mio padre, lo chiamo Riccardo, mio padre è spettacolare, cioè io me lo sono guardato, vi conoscete? No, non si conoscevano, però così, diamo confidenza noi. E quindi facemmo questa foto bellissima e mi misi anche un po' a chiacchierare. Io, a dire la verità, ero molto timido. Mio padre, chiaramente un po' più sciolto, ma sai che mio figlio, cioè, fa le telecronache anche quando gioca a FIFA. E io, tutto timido, ho detto, se questo adesso mi prende per pazzo, perché solamente io posso fare le telecronache da solo davanti alla PlayStation. E invece lui, rincuorandomi, pacca sulla spalla e mi fa: guarda, anche io ho iniziato così. Quindi ecco, la chicca legata a Roma-Catania è questa qui. Prima volta che andai allo stadio da tifoso, naturalmente, e anche la prima volta qualche anno dopo che incontrai il buon Trevisani. Detto questo, ragazzuoli, vi ripeto, come dicevo in avvio, scrivetemi qui sotto, perché sono curiosissimo. Io, questo tipo di aneddoto, secondo me, può essere interessante, e credo anche per voi, perché, torno a ripetere, come dicevo in avvio, sono un grande appassionato della telecronaca, del calcio dal punto di vista professionale, ve ne parlo in modo professionale, però poi anche l'essere tifoso di ognuno di noi vuole la sua parte. Io oggi vi ho raccontato parte del mio essere tifoso, magari nel prossimo video, come vi dicevo, potrei raccontarvi il primo derby che ho visto allo stadio o qualcosa di simile. Vi ricordo, prima di salutarvi, di seguirmi su Instagram per restare più aggiornati con me, di iscrivervi al canale se siete nuovi, lasciate chiaramente un mi piace e un commento, e poi, se vi va, potete abbonarvi per contenuti extra, una roba incredibile. Detto questo, un bacione, never give up e bella regà!